Etru Schifano, Mario Schifano a Villa Giulia, un ritorno. Questo è il titolo della mostra che abbiamo voluto dedicare a Mario Schifano in occasione del ventennale dalla sua scomparsa. In questa mostra abbiamo voluto raccontare i 10 anni in cui ebbe modo di vivere a Villa Giulia, di formarsi professionalmente accanto al padre che già qui lavorava e che continuerà a lavorare anche dopo le dimissioni date da Schifano nel 1962. Schifano rimase sicuramente colpito da questa esperienza lavorativa e al tempo stesso artistica e più volte nel corso della sua attività sarebbe ritornato sugli Etruschi. Nella nostra mostra abbiamo infatti potuto mettere insieme per la prima volta in assoluto 2 cicli realizzati da Schifano, uno intitolato proprio Etruschi, realizzato nel 91, e un altro sul finire della sua vita, tra il 96 e il 97, dedicato alle Matres Matute. 2 cicli nei quali ha affrontato il tema degli Etruschi, dei popoli italici, reinterpretandoli. E qui a Villa Giulia le sue opere si confrontano con gli oggetti e i soggetti che hanno dato loro ispirazione. È un confronto diretto, vetrine con materiali archeologici sono poste di fronte alle sue opere. È un modo per indagare l'attività del maestro della pop art italiana e al tempo stesso per riflettere sulla straordinaria vitalità che gli Etruschi hanno avuto nel loro percorso attraverso il tempo, dal Rinascimento, ma possiamo dire dal Medioevo, fino all'età contemporanea. E l'opera con la quale abbiamo voluto segnalare questo aspetto, sottolineando anche la passione per il ciclismo di Schifano, è una delle opere più importanti delle collezioni del nostro museo. Il carrello rinvenuto nella tomba 2 dell'Olmo Bello di Bisenzio, sul quale ci soffermeremo in dettaglio per chi lo vorrà, nel seguito di questo racconto, collegandosi al link al nostro canale YouTube Etrus Channel che compare sopra la mia testa. Quindi cliccate il link se volete saperne di più della opera della settimana. Etru Schifano sarà visitabile fino al 10 di marzo e durante tutto questo periodo la vetrina della sezione del museo dedicata a Bisenzio ospiterà al posto del carrello una sua foto. Ma per raccontarvi il significato del carrello abbiamo voluto raggiungere il luogo in cui è esposto il suo straordinario contesto di provenienza, la tomba 2 dell'Olmo Bello. Siamo alla fine dell'VIII secolo avanti Cristo ed è un contesto di eccezionale valore e significato. Gli oggetti ci denunziano che questa sepoltura doveva appartenere ad una donna, anche se il carrello racconta una storia di una complessità e di un'importanza straordinaria che si è riuscita a cogliere fino in fondo soltanto negli ultimi decenni, grazie alla magistrale interpretazione che ne ha dato nel corso degli anni 90 Mario Torelli. Approfondiamo quella che è l'iconografia plasmata nel bronzo sulle pareti e le colonne che costituiscono questo oggetto che per le ruote sappiamo essere un carrello, cioè qualcosa che doveva potersi muovere nello spazio, sormontata da un catino nel quale dovevano essere contenute delle offerte, forse anche degli incensi o delle materie che potevano prestarsi ad essere bruciate. L'origine di oggetti come questi viene ricondotta all'ambito cipriota, dove diversi secoli prima dell'VIII secolo tripodi o oggetti simili a questo, per forma e per funzione, venivano prodotti e in alcuni casi anche importati nella nostra penisola. In questo caso si tratta però di un oggetto che
parla una lingua locale e racconta una storia che è stata avvicinata dai suoi interpreti alle fondamenta stesse della regalità nel mondo italico e in particolare in quello romano. Ma partiamo quindi da quello che è lo sviluppo delle scene del nostro carrello e partiamo dal cerchio centrale, intorno al quale si snodano alcuni animali, alcuni personaggi. Sono dei lupi, probabilmente, un capro, un cervo aggredito da un cane, uno stambecco e un arciere intento a scagliare una freccia, probabilmente contro il lupo. Siamo in un contesto silvestre, selvaggio, nel quale un uomo sta dominando la natura, la sta soggiogando con le sue arti e con le sue armi. A rendere ancora più silvestre questo contesto è la parte di oggetti sospesi alla sommità del carrello che qui è sviluppato in lunghezza. Ci sono delle catenelle dove sono sospesi degli uccelli e con un appiccagnolo più prolungato anche delle scimmie, a connotare questo paesaggio come un qualcosa di esotico, perché sappiamo bene sia adesso che nell'VIII secolo avanti Cristo le scimmie non popolavano i nostri luoghi, i nostri paesaggi, i nostri boschi. Vi è quindi un'ispirazione ad un mondo orientale che è quello che ha veicolato questo insieme di immagini. Siamo in un ambito etrusco, Bisenzio si trova presso il lago di Bolsena, in un'area che era sotto il controllo dell'antica città di Vulci e che aveva sul finire dell'VIII secolo, ma già da diversi decenni, forti contatti con una componente greca orientale che nell'arco di poche generazioni avrebbe cambiato l'immaginario prevalentemente orientato su culti della fertilità ed astrali del mondo villanoviano, introducendo a livello iconografico, mitico ed espressivo immagini delle divinità antropomorfe. Continuiamo però a vedere come si sviluppa la narrazione sulle parti laterali del carrello. Abbiamo all'inizio l'immagine di un altro cacciatore con una lancia e un cane al guinzaglio. Poi vi sono due figure di due soggetti, probabilmente adulti, un uomo armato di scudo e di lancia nell'atto di scagliarla, i suoi genitali sono particolarmente enfatizzati, accanto a lui una donna con un grande vaso sulla testa e con una mano rivolta verso il suo seno. Si tratta di una tipica raffigurazione delle donne come trasportatrici dell'acqua e a livello etnografico uno dei modi più diffusi nei quali viene identificata una funzione fondamentale che le donne assolvevano nella quotidianità, quella di andare a recuperare alle sorgenti l'acqua che poi veniva utilizzata nella quotidianità. E per questo il vaso allude a questa importante funzione che garantiva non soltanto la quotidianità, ma la sopravvivenza stessa. Molto significativa, l'immagine in assoluto più importante del nostro carrello si trova su questa porzione, delimitata a destra da un soggetto intento ad arare con dei buoi al giogo. Quindi l'immagine nuovamente che allude al ruolo degli uomini nei campi rispetto alla natura per procacciare la fertilità, arando quindi il terreno e rendendolo fertile. Questo lo capiamo benissimo nel momento in cui si passa dalla sfera naturale a quella umana e vediamo due uomini adulti, un uomo ed una donna, con un piccolo soggetto al lato. L'uomo è al centro, armato di tutto punto, nell'atto di scagliare una lancia con un elmo sulla testa. La donna, di nuovo raffigurata nell'atto di portare un vaso sul capo, tocca i genitali dell'uomo e l'uomo ricambia toccandole il seno. È un'allusione nettissima, di nuovo, alla fertilità
che intendono raggiungere attraverso la loro unione che ha dato vita ad un bambino armato di tutto punto e introdotto in un universo che è quello del carrello dai due genitori. Cosa significa tutto quello che vi ho raccontato? È lo straordinario racconto sintetico di quella che è la relazione dell'uomo con la natura. Da un lato la capacità dell'uomo di dominare l'universo selvaggio, rappresentato dalle scimmie, dagli uccelli, dalla lepre che è afferrata dal cane, dallo stambecco e in particolare dal lupo, e la capacità dell'uomo di rendere fertile quella stessa natura per i propri scopi, arando i campi, che è un gesto che ha una sacralità fondamentale, e la stessa fondazione delle città avveniva attraverso un'aratura simbolica, una delimitazione dello spazio simbolico. Quello che vediamo qui rappresentato è un rito di passaggio verso l'età adulta. Il bambino armato viene introdotto dai genitori in un universo in cui, dopo aver raggiunto l'età adulta e quindi la fertilità e la maturità sessuale, acquisisce i requisiti che lo rendono un militare e che lo renderanno quindi capace di crearsi a sua volta una famiglia, di dominare lo spazio. L'ultima scena che ho lasciato fuori dal racconto avviene intorno ad una ruota. Due uomini con un piccolo scudo e delle piccole armi si stanno confrontando in un duello rituale. Uno dei due prevarrà. È un po' l'immagine che c'è dietro al grandioso mito del ramo d'oro raccontato da Fraser, l'illustre antropologo della fine dell'Ottocento, che ci raccontava di come la regalità veniva trasmessa anche attraverso un rituale che prevedeva la morte del re sacerdote che aveva preceduto chi poi riesce finalmente a sopraffarlo. Quindi siamo in un universo dove non viene soltanto esaltato il rapporto dell'uomo con la natura, la sua capacità di dominarla, il superamento dell'età dell'infanzia e l'introduzione verso l'età adulta, ma anche ciò che garantisce l'acquisizione di quella regalità che è garanzia stessa dello Stato e della sicurezza delle persone. Da qui l'ipotesi estremamente convincente di identificare nei tre personaggi, nell'uomo Marte, nella donna Ops, la dea dell'abbondanza, ricordate il vaso con l'acqua, può essere a sua volta identificata anche con Rea Silvia, la famosa vestale che, unitasi con Marte, dà vita a Romolo, al fondatore di Roma. Quindi siamo di fronte alla esaltazione dell'archetipo della regalità, così come dai latini verrà poi sviluppato nel mito della nascita di Roma. La data tradizionale è il 753 avanti Cristo e questo oggetto è assolutamente contemporaneo al periodo in cui le fonti collocavano l'origine della nostra città, della città per eccellenza almeno nel mondo italico. Molte altre storie avrei potuto raccontare per approfondire ulteriormente questo straordinario reperto. Vi consiglio di venire a vederlo dal vivo nella sua sede provvisoria all'interno del percorso espositivo Etruschi Fano, dove cerchiamo di unire l'arte pop contemporanea con gli Etruschi.